Legati ed imbracati, gli operatori sospesi sull'acqua sono rimasti in azione un'intera mattinata per eliminare le piante precedentemente selezionate da un esperto. Così si è concluso lo spettacolare intervento degli operai volanti sull'Arno a Capolona, in un suggestivo scorcio del fiume accessibile solo attraverso una proprietà privata studiato dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. In questo caso la manutenzione ordinaria ha lo scopo principale di prevenire eventuali situazioni di pericolo e garantire comunque l'ufficialità idraulica. Quindi quello che facciamo è fare un taglio della vegetazione di eventuali alberi in condizioni deperienti, secche o pericolose, in modo tale da prevenire future situazioni di pericolo. A Capolona l'intervento ha richiesto l'impiego di un tree climber per poter tagliare alberi che si trovavano in una posizione particolarmente difficoltosa e anche di difficile accesso e anche pericolosa. Principalmente la scelta ricade sulle piante, comunque gli individui secchi o deperienti e anche pericolanti, che quindi potrebbero costituire un pericolo per la pubblica incolumità e un rischio per il deflusso idraulico. In questo caso sono stati scelti degli olmi secchi attaccati dalla grafiosi e in seguito anche ricoperti e quindi soffocati dall'edera. Come possiamo vedere, i tree climber stanno operando in tutta sicurezza, rimuovendo queste piante che ormai secche costituiscono un vero e proprio rischio. Un'operazione sicurezza approvata dalla Regione Toscana che viene organizzata annualmente dal Consorzio in tutto il comprensorio, in collaborazione con i comuni ma anche con i cittadini che, come in questo caso, diventano involontari protagonisti. È stato un piacere e un'utilità per noi perché queste piante secche pesano, gravano su un terreno già di per sé molto scosceso e quindi pericoloso, e poi una pianta secca può cadere in qualsiasi momento. E non si può sapere se io sono nei dintorni o meno, no? E poi comunque anche dal punto di vista estetico c'è il suo valore.